Buongiorno a tutti. Allora, io voglio fare questo video per farvi conoscere una cosa che una malattia, una sindrome che molti di voi non conoscono. Questa malattia è la fibromialgia. Poi vi spiego anche perché ho voluto fare questo video. Io comunque ho tirato giù perché non essendo un dottore, non essendo niente, io ho dovuto prendere le informazioni, le ho prese naturalmente da internet, perché se no non saprei neanche come spiegarvelo a parole. Io so solo spiegarla a fatti. Allora, cominciamo. E sarà un po' noioso come video, ma spero che vi piaccia. Io ho fatto una ricerca e vi leggerò quello che ho trovato. Appunto, perché non sono un medico, io le varie terminologie non le so. So che cos'è, però è per spiegarvelo a voi anche a parole. Allora, vi dico che cos'è. È una malattia invalidante col tempo, ma non si muore. Colpisce prevalentemente le donne in età adulta, con dolori diffusi e intensi che coinvolgono muscoli, tendini e legamenti, aumento della tensione muscolare e rigidità in numerose parti dell'apparato locomotore, affaticamento e un dolore muscolo scheletrico. Studi più recenti sembrano implicare alterazioni di mediatori chimici, quali i neurotrasmettitori a livello centrale o di ormoni. Questo può spiegare le alterazioni del sonno, perché si hanno anche alterazioni del sonno. Due, diciamo due. Perché ci si ammala? Le cause non sono ancora note. Sembrerebbe che si tratti di un fattore genetico e ambientale. Qua, esempi: eventi stressanti come una malattia, un lutto, un trauma fisico o uno psichico possono indurre i sintomi tipici. Come inizia? L'esordio della fibromialgia è subdolo, ma spesso segue un evento traumatico, psichico e fisico. Il sintomo principale è il dolore che si è diffuso, interessa tutti i muscoli, cute, legamenti e tendini. Quali sono i suoi sintomi? Sono cefalea emicrania, sensibilità al tatto, disturbi della sfera affettiva, dolore facciale, intorpidimento formicolio, difficoltà nella concentrazione, ansia, depressione, lombalgia, dolori muscolari diffusi, disturbi del sonno, stanchezza cronica. Cosa peggiora la fibro? La stanchezza, lo sforzo in alcune zone specifiche dei muscoli sono dolenti quando si applica una forte pressione, i muscoli si contraggono oppure hanno spasmi. Difficoltà. Molti sintomi sono comuni ad altre patologie muscoloscheletriche, endocrine o neurologiche, che vanno escluse attraverso una raccolta della storia del paziente, una visita approfondita e l'esecuzione di test diagnostici mirati, i tender point, punti sensibili. Questo test è usato da parte del medico per la diagnosi della malattia. Questi ultimi riconoscibili, una vera e propria mappatura dei tender point, altro non sono che i punti specifici la cui palpazione evoca dolore, solitamente localizzato. A differenza di questi
ultimi, esistono alcuni punti muscolari specifici che una volta applicata la palpazione evocano dolore riferito, viene irradiato anche in altre zone del corpo rispetto al punto di pressione. Questi si chiamano trigger point. Tuttavia, per chi ne è affetto, essa è una causa reale di dolore cronico e di stanchezza e ha un impatto devastante sulla propria qualità della vita. Per questo viene affrontata come una malattia cronica. È una malattia cronica di cui non si guarisce. Il primo passo è impostare un percorso terapeutico. Al paziente viene informato delle caratteristiche della malattia, quali possono essere i fattori scatenanti o che possono peggiorare la malattia, e a modificare le abitudini di vita che potrebbero ostacolare la cura. Molte volte con i farmaci si fanno alterazioni dell'umore, si hanno alterazioni dell'umore. Allora, per me è un po' difficile perché io ve l'ho spiegato più o meno così. Io sono in uno stadio, ai primissimi stadi, non sono in stadi avanzati come alcune persone che ho visto, che ho sentito qui sul tubo, su YouTube e che ho conosciuto anche facendo in altre occasioni. Io non prendo ancora medicinali molto forti. Sono ancora, vi ho detto, a uno stadio lieve, lieve, ce l'ho già, però quando c'è si fa sentire. Non è un dolore persistente per me tutti i giorni, ma ultimamente comincia a farsi sentire tutti i giorni ho i disturbi del sonno, perdita leggermente un po' della memoria, alterazioni dell'umore, formicolio. Questi sono dei sintomi che io ho più o meno tutti i giorni. Naturalmente sono dolorosi. Io, essendo qui, non posso usufruire delle medicine o dei centri che ci sono in Italia. Perciò mi sto curando con la codeina e il paracetamolo. La codeina a 30 e a 50. Non so se in Italia c'è o non c'è, non lo so. Comunque, vi dicevo, mi sono sentita offesa, devo dirlo sinceramente. No, prima voglio dire una cosa, come ho scoperto la mia? Io ho scoperto la mia, ero sotto stress, ho sempre preso tutto. Cioè ho un carattere che assimila il tutto, il buono e il cattivo. Ma qualche anno indietro ho assimilato solo cose cattive. Non potevo, cercavo in tutto anche di sorridere, però ho assimilato e mi aveva sempre, io ho avuto sempre un punto debole nello stomaco. Però sono arrivata a un punto che lo stomaco non ha più retto. Dopo a una situazione che mi ha resa veramente, cioè ho preso una pugnalata nella schiena terribile, mi si è divulgata in un altro sistema, cioè ho cominciato a sentirla in un altro sistema. La cosa che mi ricordo era il mese di dicembre, si festeggia Natale. Ho cominciato a avere, diciamo, dei sintomi più forti. Prima, boh, a parte lo stomaco, il bruciore di stomaco, il fatto di non digerire, beh, naturalmente poi anche il vomito e roba del genere. Ho cominciato a sentire le gambe. Le prime cose che mi hanno mollato sono state le gambe. E non con dei pizzicotti, eh. Ricordiamoci bene, non con dei pizzicotti come ho sentito dire, che sono dei pizzicotti, ok? Ho cominciato con le gambe e sulle spalle,
avevo le spalle che sembravano un muro di cemento, talmente erano venute rigide, non riuscivo a muovere il collo. Io avevo pensato alla cervicale, perché naturalmente uno pensa alla cervicale, e dolori al lombo, la schiena, e pensavo a una sciatalgia. Una notte mi sono svegliata con dei dolori terribili, lancinanti, tutta dalla parte del cuore, la parte interna del torace, in poche parole. Pensavo mi venisse un infarto, nel vero senso della parola. L'unica cosa era, ed erano ad intervalli di qualche minuto, l'unica cosa, non potevo muovermi, l'unica cosa che potevo fare era trattenere il respiro. E far forza sul respiro era l'unica maniera, non lo so, non so spiegarvelo, trattenevo il respiro e sembrava che mi passassero. Dopo qualche minuto ricominciavano, sembravano che mi mettessero davvero un pugnale nel mio torace. Il giorno dopo ho chiamato il medico. Chiamato il medico mi ha detto vai a fare una visita. Ho detto ok, va bene. Mi hanno dato degli antinfiammatori e mi sono messa a letto perché io non potevo più muovermi, più muovermi. Ho fatto come si dice, diverse periodi in quel periodo lì, quando tu hai, scusatemi, sei punture, poi di nuovo ferma, altre sei punture. Due al giorno erano antinfiammatori, ma questi antinfiammatori non mi servivano a niente. Fino a quando ho cominciato a prendere per calmarmi gli stati d'ansia e tutto il resto, e dormire soprattutto, e riuscire a dormire perché non riuscivo neanche più a dormire. Ho cominciato a prendere la codeina, mi hanno detto questa è l'unica cosa qui. Che col paracetamolo lascia perdere le punture, lascia perdere il resto, è l'unica cosa che ti rilassa, da farti rilassare e dormire. Io ho passato una situazione del genere per circa 2 mesi, dove mi alzavo pochissimo, i dolori erano fortissimi nonostante le punture e tutto, e poi fino a quando ho avuto la diagnosi. Fibromialgia, molto probabilmente è fibromialgia. Siamo andati a fondo della cosa ed era quello. È a un livello, devo dire, non è a un livello altissimo, ma quando mi prende fa male, soprattutto quando sono nei periodi di stress, quando qualcosa non mi va, quando accumulo e non riesco a togliere. Io non prendo medicinali, non prendo assolutamente niente, solo in caso di necessità appunto prendo la codeina. Perché tanto a me non servono, no, non ci faccio niente con quelli. E non ho voglia avendo poi anche problemi di stomaco, non ho voglia di infierire ancora sul mio stomaco, oltretutto. Niente, piano piano. Ho fatto l'abitudine. Appunto dicevo che quando sono sotto stress, la prima cosa che mi prende sono le gambe. Le gambe con dei dolori molto forti. Poi si passa ai dolori al torace. I dolori al torace ti prendono in quegli attimi dove meno te l'aspetti. Tu magari stai guidando, sei a casa, sei a letto, a un certo punto ti arriva un dolore al torace che ti fa mancare il respiro, una parte del torace. E niente, e con questa io ci convivo. Per quello anche ho tolto dal mio medico, mi ha consigliato di togliere tutte le cose che mi stressano. Togliere tutte le cose che mi stressano.
e ho cominciato a togliere le amicizie, quelle che non erano, per me non erano importanti. Ho scoperto comunque che venivo usata molte volte perché Rita è gentile, Rita non sa dire di no. E se avevi, potevi sempre contare su di me, per poi mettermela amici amici e ti ciulano la bici. Ho cominciato a togliere tutto questo, a togliere tutti i pensieri negativi e ho cominciato, diciamo, a stare meglio. Però devo fare attenzione alla mia vita, a quello che faccio, devo convivere, in poche parole, la mia medicina è statene tranquilla, non prendertela per cose che non ti servono a niente. E riesco ancora a gestirmi abbastanza bene, diciamo che riesco a gestirmela. Ultimamente ho sentito cose poco piacevoli su questa malattia. E mi è salito il nervoso, veramente. Ho detto no, devo farlo perché io non sono una persona, come si dice, così. Perché sentirmi, cioè vedere rivolto a un'altra persona, diciamo così, che ha la mia stessa malattia, sentire dire delle cose, bevi di meno, sei un'alcolizzata, hai tutte le bottiglie vuote dietro. Io le bottiglie vuote dietro le posso avere per diversi 10.000 bottiglie, perché sto facendo una collezione, diciamo così, perché devo rendere il vetro, perché posso tenere della bottiglia di alcolici se qualcuno viene in casa. Per offrirglielo, non io, naturalmente, perché io non bevo e non ho bottiglie di alcolici. Perché questi cambi di umore che ci sono, o il fatto tante volte di dimenticarsi le cose, ti fanno sembrare ubriaca. Ecco, io ho questi effetti quando sono sotto l'effetto della codeina. Ci sono dei momenti dove io non sono presente o dico cose a vanvera o mi arrabbio. Dipende il mio stato in quel momento quando prendo la codeina, come sono. Perciò penso che tante volte sia l'effetto dei medicinali che ci diano questa alterazione dell'umore, questo fatto di parlare forte, questo fatto di arrabbiarci, non perché siamo ubriache. Poi un'altra volta ho sentito che è stato chiesto che cos'è la fibra. Ah, ma sono dei pizzicotti, che senti come se ti pizzicano. Io sono rimasta lì. Ma come fai tu a dire che sono dei pizzicotti? O come fate tanta gente a giudicare e andare con commenti veramente cattivi sotto alcune persone dicendole bevi meno? Io so che con questo video mi tirerò contro qualcuno, però mi sono sentita offesa anch'io, io che non entro nei vostri discorsi, però non mi sono sentita offesa. Non so se riuscite a capirmi. Io no, non ho, cioè sentirmi dire. Poi c'è un'altra cosa, che l'alcol con questo tipo di medicine non può andare. Allora, tutti perché bevono un bicchiere di vino sono alcolisti? Allora qualcuno dovrebbe guardarsi in casa propria che di vino ne bevono. Io l'unica cosa che io so, perché io già non bevo di mio, ma so benissimo che le medicine che uno prende non puoi associarle all'alcol. Poi
Pensate quello che volete, datemi contro, però prima di parlare di una determinata malattia e prendere per il culo, perché siete stati, avete preso per il culo qualcuno, e mi sono sentita presa in giro anch'io, perché magari nei miei video qualcuno di voi ha potuto benissimo dire, guarda, è ubriaca. Non sa quello che dice. Io sovente nei miei video mi dimentico le cose. Ma non che me le dimentico perché ho bevuto, no, perché me le dimentico. Io al mattino tante volte mi alzo, che sono molto più stanca di quando sono andata a dormire. E sapete perché? Perché non dormo, dormo male. Mi sveglio 10.000 volte nella notte. A sto punto io ho preso la cosa un po' per me ridendo, io colazione la faccio alle 3, 3 e mezza del mattino. Perché io a quell'ora sono già sveglia, perché qualcosa mi ha svegliato e non riesco più a prendere sonno. Poi lì subentrano anche altri fattori comunque. Io è quello solo che vi chiedo, prima di parlare di una malattia, ho visto anche nella mia community. Ho messo che cos'è la fibromialgia, ma ho visto che c'è gente comunque che non ha, diciamo, non ha apprezzato questi miei video, questo mio video. Cioè si parla tanto di rispetto verso le persone malate, rispetto verso... Ma verso chi avete rispetto? Verso chi avete rispetto? Verso voi stessi perché pretendete rispetto, ma non lo date. Allora, prima, questo vale per tutti, tutti, di criticare gli altri, guardatevi a casa vostra. Se non volete che qualcuno faccia a voi qualcosa, non fatelo a voi per primi. Perché io non vado a criticare cosa fa uno o cosa fa l'altro. Perché mi faccio i cazzi miei. Poi se qualcuno viene a dirvi criticate, siete sempre pronti a criticare. Poi se qualcuno... Ah, perché io ne ho sentita una che dice così sovente. Voi siete a casa mia? Perché tu ci sei a casa degli altri? Però giudichi. Io è questo quello che penso. Io non ce l'ho con nessuno e non me ne frega niente di nessuno. Questo è sicuro. Sono poche le persone a cui ci tengo veramente. Però non criticate se non volete essere criticati. Perché come fate a vedere voi? Voi avete il diritto di criticare altri YouTuber. Anche gli altri YouTuber hanno il diritto di criticare voi. Perché voi chi siete? I più belli del reame? Non mi sembra. Boh, dopo tutto questo... Io vi lascio. So che è un video non molto piacevole, soprattutto è un po' confusionario come sono io. Sono un po' confusionaria. Comunque, spero che abbiate capito alcune cose sulla fibromialgia, che non è una malattia da prendere sotto gamba, perché è una malattia invalidante, non si guarisce. E poi niente, vi auguro una buona giornata e vi aspetto sul mio canale al più presto possibile. Anche per quello io non ci sono tanto sul canale. Un'altra cosa volevo dirvi, perché io non ho nessuno che mi mantiene, io devo lavorare. Allora, oltretutto che ho delle giornate in cui me ne starei tranquilla su un divano. Non posso, devo lavorare. Perciò vado avanti con la mia vita. E naturalmente il tubo YouTube mi rimane indietro. Io comunque cerco di rispondere a tutti i miei utenti, a quelli che mi seguono. Adesso con l'estate spero di essere... Ah, un'altra cosa, oltretutto mi si è alzata con sto caldo che fa, ho la pressione altissima. Quindi
Comunque cerco di stare dietro ai miei utenti, di vedere, ecco, sono sconclusionata di nuovo e non sono ubriaca, non sono ubriaca, che sia chiaro. E neanche mi sono fumata niente, mi sono fumata una sigaretta, punto, normalissima. Boh, io con questo vi saluto e vi mando un grande, grande... E vi ho messo il faro davanti perché queste onde vorrebbero da una parte spiegarvi come ci si sente. È un mare in tempesta quando siete così, che avete male, ma veramente un mare in tempesta. Boh, ciao a tutti, l'ho tirata per le lunghe e alla prossima.